siamo con Massimo Silva. Allora partiamo Silva giocatore, un Ascoli meraviglioso o divertente? Beh, tutte e due le cose. L'unica cosa, sono passati un po' di anni, tanti anni, però era un Ascoli forte, d'altronde andammo in Serie A, ci salvammo in Serie A, era una grande squadra con un grande allenatore, Carlo Mazzone. Che cosa ricorda di quel periodo di interessante o di divertente, avvenimenti, scendere in campo comunque con la Serie A in quell'anno, che l'Ascoli era eccezionale, ma cose particolari di quell'anno? Ma ce ne sono molte, però la cosa che mi viene in mente è che quei tempi, pur essendo in Serie A, sembrava di fare un calcio più normale, più genuino. Noi eravamo sempre in mezzo alla gente, oppure andavamo in trasferta anche a San Siro in campi bellissimi, però sembrava di andare veramente a fare una sfida calcistica, non come adesso che sembrano delle guerre, delle spedizioni, però era un bel calcio indubbiamente. Poi c'è stato il salto dal campo alla panchina, questo salto, ed è rimasto ad Ascoli. Comunque guarda, cioè, l'Ascoli è rimasto pure come allenatore. Sì, ho fatto due o tre grandissime esperienze in Serie A con Marco Giampaolo, e grande esperienza, una squadra fortissima, facemmo molto bene. Poi ho fatto quella salvezza famosissima, no, dei punti di distacco che avevamo, ci siamo salvati senza i play-out, un'altra emozione grandissima. Fu una salvezza incredibile in quell'anno. Sì. E poi dopo, adesso siamo nella terza fase, siamo anche tifosi, visto che in questi istanti l'Ascoli ha il mister Zanetti. Sì, sto seguendo, come sempre, seguo l'Ascoli, la squadra mi sembra ben costruita, solida, forte. Certo, la Serie B in campionato è difficile, infatti ci eravamo gasati subito per il primo posto, sono arrivate queste due sconfitte, però il campionato è lungo e la squadra mi sembra buona, discreta.